Com'era la vita nei Sassi negli anni 50? Questa la domanda con cui ha avuto inizio il progetto Ritorno nei Sassi, che ha coinvolto le classi quinta A e quinta B dell'Istituto Padre Semeria di Matera. Attraverso la guida dell'attore lucano Simone Castano, gli studenti materani hanno avuto modo di partecipare a un progetto di teatro finalizzato a scoprire la propria città attraverso un'esperienza unica ed emozionante. Nelle scorse ore si è tenuta la fase conclusiva del progetto direttamente nella meravigliosa cornice degli antichi rioni. I ragazzi non seguono un copione, ma pensano al personaggio e tirano fuori, costruiscono loro il personaggio volta per volta con delle battute e poi importante anche la cooperazione che si crea tra i ragazzi, si aiutano, se manca qualcuno si sostituisce, si suggerisce, perché tutto in itinere, non è qualcosa di precostituito, è qualcosa che nasce al momento, quindi è un modo di fare teatro bello, estemporaneo, nuovo. Il progetto ha avuto lo scopo di sottolineare, di mettere in evidenza quelli che erano gli aspetti della vita nei Sassi, della vita dei materani nei Sassi. E i bambini hanno capito benissimo, hanno preso, hanno fatto proprio, hanno interiorizzato e hanno interpretato. La vita dei Sassi prima dello spopolamento, ecco, quindi parliamo della vita dei Sassi negli anni 50.